Riparte in contropiede il Casteldaccia con l'incursione in avanti di Mazzamuto, che entra in area di rigore. Mazzamuto prova il sinistro rimpallato. Guardate bene. Arriva la battuta di Mazzamuto, battuta bassa, la controlla a terra Venè. Recupera palla il Casteldaccia con Bisogno. Palla per Monti, che adesso si invola verso l'area di rigore avversaria. Il tiro col destro e Venè su Alfano, mettendo in fallo laterale. Rimessa laterale già battuta con Monti, che va alla conclusione. Palla che termina di un soffio al lato dalla porta, difesa da Venè. Ancora Pongo poi a portarla via la difesa del Casteldaccia. Parte in velocità il set del Mazzara, che poi prova a mettere in mezzo. Salva tutto Spampinato, che anticipa Ciancimino. Sferruzza la tiene in campo. Arriva su di lui Risoleo, lo supera Sferruzza, che può mettere in mezzo. C'è Pederson che svirgola un po' il pallone, si salva in qualche modo. E Casabala, che deve arrivare sul pallone, può puntare Presti Giacomo e provare a entrare in area di rigore. Casabala prova a far partire il destro, palla che sibila di poco alla destra della porta difesa da Marra. La zona di Monti che va via alla difesa del Mazzara, poi la conclusione respinge Venè in qualche modo. Abate stavolta cerca direttamente Monti nei pressi della linea dell'area di rigore. Monti poi prova il destro con l'intervento volante di Venè, grandissima giocata del centravanti del Casteldaccia. Sferruzza in area di rigore, finisce a terra l'11 del Casteldaccia, non c'è nulla di irregolare, attenzione. Poi la conclusione di Monti dal limite dell'area di rigore, non deve evitare rischi, ha messo direttamente in fallo laterale. Palla controllata poi in area di rigore da Monti, che prova il sinistro, ancora in tuffo Venè. Boyang recupera il pallone, ma arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara, mentre il Mazzara stava provando a ripartire in contropiede. Va Ciancimino verso la porta, palla leggermente alta, la palla che arriva adesso a Diaby. Diaby che prova la conclusione con il destro, la palla però non prende il giro giusto. C'è ancora il numero 16, Ba, allarga sulla destra, la palla messa in mezzo dove c'è Sferruzza, che con il ginocchio mette dentro. E dunque quando siamo al 64esimo minuto, cambia il risultato al Nino Vaccara, con il Casteldaccia che passa in vantaggio. Ba finisce a terra Gomez senza fallo a giudizio della terna. Arriva Ba, la conclusione respinta in qualche modo da Venè, la palla resta lì. Poi Monti a concludere, si salva in qualche modo il Mazzara. Adesso, mentre c'era Monti nei paraggi, arriva poi la conclusione da fuori provata da Mazzamuto. Dall'allarga sulla sinistra per Sferruzza, che entra in area di rigore. Ancora Sferruzza, il tiro col destro, la palla che termina alta sopra la porta difesa da Venè. Come Snobre mette in mezzo nella zona di Ciancimino, che prova a deviare, poi la palla che non vuole entrare, la conclusione di Ndiaye che finisce sulla traversa, anche un po' di sfortuna. Come Snobre prova a metterla in mezzo, la palla arriva a Boyang in area di rigore, si oppone con il corpo Presti Giacomo sulla conclusione del 10 giallo-blu di Carla Abba. Poi Monti va via a Risoleo, Monti entra in area di rigore il 9 del Casteldaccia, la conclusione però viene bloccata da Venè. Poi fallo di Monti sullo stesso Venè. Poi il Casteldaccia che può ripartire in contropiede. Arriva però il triplice fischio del signor Montefiori di Ravenna. Mazzara Casteldaccia è storia. La formazione palermitana si impone per 1-0 al Nino Vaccara e tiene vive le chance di salvezza, affossando probabilmente le residue speranze del Mazzara, che adesso avrà davanti a sé un calendario davvero ostico. Serviranno punti, servirà gioco, serviranno prestazioni per poter sperare in un finale diverso. A decidere il match di oggi è la rete al minuto 64 di Sferruzza, tre punti pesantissimi per il Casteldaccia. Adesso sarà veramente dura per il Mazzara. Da Luca Di Noto è tutto, ringrazio voi per la consueta attenzione ed Enzo Vividone alla ripresa, alla regia. Noi ci ritroviamo qui per raccontarvi le prossime gare interne del Mazzara.